grazie di essere venuti a questa bellissima iniziativa fatta dal Comune di Villafranca e dall'Assessorato allo Sport. Vi ricordo che oggi giochiamo per uno scopo ben preciso, che è quello di divertirsi prima di tutto, come sempre, e poi anche di far del bene per qualcuno. E abbiamo deciso insieme all'assessore Sandra Sgarabottolo di devolvere quello che verrà raccolto oggi all'associazione Team for Children. Va bene? Ecco, divertitevi, soprattutto cerchiamo di rispettare i tempi di gioco, così giochiamo con il sole. Buon gioco a tutti! Sì, sono venuta a giocare, a divertirmi un pomeriggio allegro insieme agli amici, sono contentissima. Vince, io e la Claudia sicuramente, eh? Perché siamo i migliori. Alla faccia della modestia. Noi altri siamo sicuri, perché andiamo sempre bene così. Noi arriviamo quasi sempre primi, oggi arriveremo ultimi ma siamo in premio lo stesso. Eccezionale. Eccezionale, bella coppia, affiatatissime, mai giocato assieme, vabbè. Ma ci sarà un affiatamento adesso? Io, guardi, lei e mia moglie, siamo molto affiatati, sicuramente vinciamo. Guarda che sorriso! Non posso parlare. Stiamo aspettando Giorgio, che è in ritardo ed è il nostro compagno qua, avversario veramente. E poi incominciamo ogni partita 45 minuti. Quindi vi stracciate voi oggi? Io me lo auguro, però loro sono molto bravi. Purtroppo credo che non abbiamo tante possibilità. Beh, la speranza è l'ultima a morire, di conseguenza noi speriamo. Di solito sì, è una buona coppia la nostra, però poi non lo so, abbiamo giocato insieme, ci vuole sempre un pizzico di fortuna, sempre. Grazie di aver accolto questo invito che Liliana in qualche maniera mi aveva fatto, come dire, mi aveva sottolineato la scorsa edizione del Festival dello Sport. E in realtà quest'anno ho proprio colto appieno la proposta, perché credo che il gioco burraco, il gioco da tavolo, che diventi effettivamente un modo per intanto socializzare e diventa comunque uno sport, perché lo sport è socializzazione. Per cui intanto vi ringrazio, so anche che dopo, diciamo, questo, alla fine del vostro gioco ci sarà anche una raccolta, giusto Liliana, di fondi che verranno consegnati ad un'associazione che ne ha bisogno. È un'associazione che ospita i genitori dei bambini malati di tumore, forma oncologica, ed è Team for Children. Grazie davvero di essere venuti qui, è la prima volta che vi vediamo, che vi ospitiamo, ma non sarà l'ultima. Grazie infinite, grazie. Grazie.
12, sì, faccio la marcia dei 12 km, è un modo per allenarsi insieme anche a degli amici che ho incontrato qui, quindi una bella giornata di sole, meglio di così si muove. Sì. Bello, sì, e se ne fossero di più sarebbe ancora meglio, quindi spero che la gente si diverta e correremo per diciamo smaltire tutti gli effetti negativi del lockdown e tenerci in salute per l'inverno. Il primo. E come l'ha fatto? Aveva... No, il secondo, che aveva messo un pugno dove dentro hanno messo i fazzoletti e dopo si sono tutti uniti. Da 11, ci provo perlomeno perché è la mia prima maratona da 11, devo fare un allenamento perché devo provare a fare la Venice Marathon la domenica prossima, quindi mi hanno detto proviamo a fare questa come allenamento.